C'era una volta, in un paese lontano, lontano... Ah, basta, basta! Questa è una di quelle favole che sono state viste ed ascoltate mille volte. Oggi vi voglio raccontare brevemente la storia di Désirée, anzi, della principessa Désirée. Perché per noi papà le figlie sono tutte principesse, dal momento in cui sono nate, per tutto il resto della loro vita. Perciò, c'era una volta una bambina di nome Désirée. Una bambina dal nome francese, il cui significato è desiderata. Ed è proprio per questo che gli è stato dato questo nome. Perché lei è stata una bambina desiderata e si è anche fatta desiderare. Ha un carattere molto bello perché è una bambina molto divertente, che fa divertire, gli piace fare gli scherzi ed è molto curiosa. Diciamo che ha preso parecchio dal papà e poco dalla mamma. Il video lo sto montando io. Di conseguenza la storia la racconto come dico io. È una bambina con mille facce, con mille espressioni. E ti viene voglia di catturare ogni momento insieme a lei, perché veramente ogni momento è unico. Mi piace parlare di lei, mi piace raccontarla, descriverla. Mi piace tutto di lei. Mi piace anche quando mi fa arrabbiare. Intanto gli anni passano e scopro che lei è anche una bambina molto dolce ed estremamente sensibile. Si fida molto delle persone e ci resta malissimo se un qualcuno gli fa un torto. Ha un cuore grande. Oggi Désirée compie 9 anni e io penso che se c'è una festa che va festeggiata, questo è proprio il giorno del proprio compleanno. Desi, aspetta, fammi vedere la tua acconciatura adesso. Fatti vedere, girati. Che bella acconciatura che c'hai! Di zia, tantissimi auguri di buon compleanno. Auguri, 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 auguri. Tanti auguri, Desi! Desi, tantissimi auguri a nonna, buon compleanno! Tantissimi auguri, Desi, per il tuo compleanno, un bacione grande grande, ciao ciao! Auguroni, Desi, un bacione, ti vogliamo un mondo di bene, ciao ciao! Ciao. Desi, auguroni! Augurini, augurione ancora! Desi, ciao, sei bellissima! Ciao Desi, buon compleanno, un bacione! Ciao Desi, tanti auguri, buon compleanno. Scusa per il ritardo, ma i miei genitori sono proprio rimbambiti che se lo sono scordato. Comunque tanti auguri. Auguri Desi, auguri piccolina. Fanno gli auguri tutti. Ciao, tanti auguri. Buonanotte Desi. Un bacio ad Alessandro. Tanti auguri Desi. Ok, da quale parte ti fai la ricorda? Qua c'è l'accento. Appena 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 un po' uno scalaggio. Sì. Un po' lungo. Che bella, mamma mia! Poi con tutta sta abbronzatura sei bellissima! Sono tutti belli pomposi, oh! Sì. I compleanni di Désirée sono famosi perché durano più di una settimana, sembra di festeggiare uno sceicco. Ed è per questo che adesso cercherò di stringere un attimo il tutto, perché quello che voglio lasciare non è tanto il ricordo del nono compleanno, ma è un messaggio che neanche farlo apposta ho letto su Facebook e coincide con quello che io vorrei cercare di trasmetterti.
un padre disse a sua figlia: «Ecco la macchina che ti ho comprato tanti anni fa. È un po' più vecchia adesso, ma prima che te la dia, portala al parcheggio di auto usate e di loro che vuoi venderla e vedi quanto ti offrono». La figlia andò al parcheggio di auto usate e, tornando dal padre, gli disse: «Mi hanno offerto 1.000 euro perché hanno detto che sembrava piuttosto logora». Allora il padre gli disse: «Ora portala al banco dei pegni». La figlia andò al banco dei pegni e tornò un'altra volta dal padre e gli disse: «Il banco dei pegni ha offerto soltanto 100 euro perché è una vecchia macchina». Il padre le rispose: «Porta la macchina a un club automobilistico e mostra loro l'auto». La figlia andò al club automobilistico, mostrò la macchina e poi tornò dal padre e gli disse: «Alcune persone del club hanno offerto 100.000 euro perché è una vecchia macchina ed è ricercatissima». La morale è questa: il posto giusto ti valorizza nel modo giusto. Se non sei valutata, non arrabbiarti, significa che sei nel posto sbagliato. Chi conosce il tuo valore è chi ti apprezza. Non stare mai in un posto dove nessuno vede il tuo valore. Mai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, sì, tanti auguri a te, brava! Mi serve per domani per il compleanno di Desi. Mi mandi, voglio degli audio, perché li metterò dentro al video, ma corti, brevi. Che ne so, dove fai auguri, cuoricino mio, auguri, ciottolina, auguri, Desiree, qualcosa del genere, insomma. Uno tuo, uno di mamma e uno di Luca, eh? Una alla volta. Una cosa breve, così proprio un augurio. Un cuoricino, 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 eh? Dai. Tantissimi auguri per i tuoi splendidi 9 anni. Tanti bacioni da nonna Graziella. Alla cara nipotina Desi, tanti auguri di buon compleanno, nonno Renzo. Auguri Desi, buon compleanno. Auguri Desi, buon compleanno, zio Luca. Sono gli stessi che mi avete mandato l'anno scorso, sono uguali identici, pure con l'intonazione. Identici. Con affetto e simpatia, con gioia e allegria, con amore ed energia, tanti auguri, nipotina mia, nonna Graziella. Oggi compi 9 anni, auguri, che la tua vita sia sempre come una splendida favola, ricca di gioia e di felicità. Tanti auguri, nonna Graziella. Sì, ok, questo è bello, è frizzante al punto giusto, solo che lo devi fare un pochino più corto. Quando si compiono 9 anni, si diventa più belli, più intelligenti e più simpatici, proprio come te. Tanti auguri, nonno Renzo. Troppo corto. Ascoltando il messaggio mi stava addormentando. Mamma mia, oh. Quando si compiono 9 anni si diventa più intelligenti, belli e simpatici, proprio come te. Tanti auguri, nonno Renzo. Molto soporifero come messaggio, un pochino più di vivacità, un pochino più allegria, più dinamico. Dai, più. Oh, non ti va bene niente. Noi ne abbiamo provate tutte, mandaci qualcosa te. Ciao. Ecco, mandami un messaggio con questa vivacità, così mi serve un messaggio, non da funerale, con questa vivacità, con questa voce, con questa enfasi, mi serve così, dai, più. Oggi sì che è un giorno speciale, ridi, gioisci, ma soprattutto festeggia alla grande, perché i 9 anni non torneranno mai più. Tanti auguroni da nonna Graziella. Ciao.
Facciamo una cosa, siccome adesso andava bene, c'è l'enfasi, il messaggio era bello, però ci manca qualcosa di... ditelo in coro, sia a te che papà, fatelo insieme il messaggio, dai, più! Carissimo figlio, non so più cosa dire, mi sono spremuta tutte le meningi, ma non mi viene più niente, allora pensaci un po' tu, vedi un po' come va bene? Ciao. Ma fammi un coro insieme a papà e mandami, che ne so, tanti auguri Desi da parte dei nonni Renzi, un coro così, tutti e due insieme, dai. Beh, scandite meglio nonni Renzi, poi vediamo se può andare, dai, scandite meglio nonni Renzi. Tanti auguri a Desi per il suo compleanno, dai nonni Renzo e Graziella. Auguroni, bacioni, ciao. Sì, aspetta però, ti senti troppo te e poco papà. Papà deve fare la voce un pochino più grossa, sì. Se no non si sente. Dai, più. Ma quello che ti ho mandato prima da solo non va bene. Rimandamelo, non ho capito. No, da solo no, fatelo in coppia comunque. Coinvolgi anche mamma, dai, più. Tanti auguri alla cara nipotina Desi per buon compleanno per i suoi 9 anni. Da nonni Renzo e Graziella. Sì, però guarda, adesso avete fatto il coro, eravate pure sincronizzati bene, però la voce era troppo bassa, alzatela un pochino di più. Dai, che sto aspettando solo voi per far il video, dai. Più. André, scusa se sono maleducata, ma va a fa un bagnetto, va. Ma che ci stai a prendere per i fondelli? Ti stai a divertire? No, ma mi serve un messaggio fatto bene, ma riuscite a farne uno fatto come si deve, dai. Non è che posso assemblarli io tutti questi messaggi, dai. Più. Possiamo mandarne uno, io da solo e mamma da sola, se no è in casino. Dai, date il meglio di voi, fatemi sentire, dai, sono ansioso, dai. Più, dai, più. Tanti auguri alla cara nipotina Desi per i suoi 9 anni. Nonno Renzo, ciao. Nine, questo deve essere il messaggio di prima. Basta, devo assemblare una cosa fatta bene. Mandatemi un messaggio fatto bene, ok? Dai, più. Desi, auguri, ma hai un papà un po' cretino. Ho la testa bella in scie e se no va a bacio su una loca.